Ciao ragazzi, Giovanni di GameSoul. Allora, siamo qui nello stand Ubisoft a provare il tanto atteso The Division. Finalmente riusciamo a mettere le mani su questa che è una versione abbastanza preliminare del gioco made in Ubisoft, ma possiamo dire che già dal livello di realizzazione è un gioco che ha già le sue grandi peculiarità già attive. Un gioco hit and run atipico, non è un gioco in cui devi solamente colpire, ma è un gioco in cui devi assolutamente pianificare gli attacchi, affrontare frontalmente il nemico e vi verrebbe assolutamente a morte certa. Stiamo iniziando qui con un gruppo di tre persone che sono un gruppo di tre persone che dobbiamo assaltare la zona nera, la zona che precedentemente era la zona di residenza della polizia. Qui non ci sono solamente le unità nemiche, ma ci sono anche degli evasi della polizia, ma ci sono anche gli stessi purificatori che hanno liberato questa zona, che sono armati di tutto punto, molto più armati di noi, e dovranno essere affrontati con molta accortezza appena l'incorrenza di una morte certa, tipo ora per esempio. Quando si viene colpiti duramente non si muore immediatamente, ma si ha la possibilità di trascinarsi in una zona safe, una zona sicura, per essere curati, oppure dopo 10 secondi dalla morte, dall'essere stati colpiti duramente, si muore. Si attendono 20 secondi per il respawn che ti riporta nell'ultimo punto di salvataggio della mappa che si è appena affrontata. È un gioco hit and run però di impostazione nettamente ruolistica. Si è visto già nella fase di creazione del personaggio, la fase scelta delle armi, la fase potenziamento delle abilità del personaggio. Quindi è un gioco hit and run impropriamente detto, in quanto la componente ruolistica è a dir poco preminente in questo gioco. La grafica, allora, vi ribadisco, siamo sempre davanti a un alfa, quindi è una grafica che non sarà attendibile, ma pur avendo sotto mano una versione Xbox One, che teoricamente dovrebbe essere la più debole di quelle provate, è una versione tutto sommato graficamente appagante. Il livello di dettagli nelle strade di Manhattan e a Center Park mostra comunque una cura per la realizzazione assolutamente fuori dal comune, e quindi pur trovandoci di fronte a una versione ancora arretrata, possiamo dire che se si perseguirà la strada di ottimizzazione che si sta seguendo finora, avremo davanti un prodotto sia di grande giocabilità che di grande spessore grafico. Ovviamente non aspettiamoci i miracoli che ci prometterà la versione PC, ma un gioco che già da adesso, anche nella sua incarnazione Xbox One, promette faville. Ragazzi, dal boot Ubisoft, Giovanni di GameSoul, vi saluto. Grazie.